Allora, Filippo, inutile parlare di rivincite, le sconfitte ormai sono passate, però sicuramente, come l'avevi detto alla vigilia, un'altra partita rispetto alla semifinale di Supercoppa, combattuta, una bella Sir. Sì, una Sir che insomma, nonostante la difficoltà del primo set si è rialzata e secondo me stasera è stata vinta più di cuore, di carattere che di tecnica e di gioco. Sappiamo che siamo all'inizio, insomma, abbiamo dimostrato in Supercoppa di avere dei problemini da sistemare, è questione di tempo, è questione di ore dedicate in palestra. E stasera sono venute fuori ancora una volta alcune difficoltà. La cosa più importante è che ci abbiamo messo quella rabbia per portare a casa una partita che è importantissima. Senti, sotto 1-0 dopo un primo set, obiettivamente sempre in mano a Trento, quanto ha contato il Pala Barton? Tantissimo, era da un po' che volevo vederlo quello Pala Barton con questi sirmaniaci che sono uno spettacolo, che non mollano una palla, non mollano un secondo di cantare, di incitarci. E veramente è stupefacente come si impegnino. Un'ultima cosa per me, fra 4 giorni di nuovo in campo, altro grande match con Civitanova, in casa di Civitanova. Tu, come si dice sempre, si pensa una partita alla volta, quella che partita sarà? Io sono dell'idea che le vittorie sono molto difficili da conquistare e vanno festeggiate, quindi stasera festeggiamo la grande e domani testa Civitanova, che sicuramente è un'altra gara importante, è fuori casa, sarà molto complicata, ma stasera festeggiamo bene. Grazie Filippo.